Ma io credo che sia andata al di là delle più rosee aspettative, in quanto c'è stata una adesione massiccia con interviste di spessore, parliamo di spessore culturale, dove ci sono state delle proposte, ci sono stati dei ragionamenti per migliorare la nostra condizione. C'è stata la presenza di tantissimo associazionismo, volontariato, la presenza del comune di Mercogliano è stata importante, così come di tante associazioni sportive, federazioni, discipline associate ed enti di promozione sportiva. Quindi diciamo il bilancio è nettamente positivo rispetto a quello che ci aspettavamo, perché non è semplice fare un'attività come questa, sia con distanziamento sociale, non proponendo delle attività pratiche, perché l'essenza principale di Sport Destra era appunto quella di rendere protagonisti i bambini, le associazioni, nel presentare le loro attività sportive che casomai avevano preparato per un anno intero. Se non ci sarà il vaccino, ogni ripartenza sarà difficile. Chi pagherà le conseguenze di tutto questo saranno soprattutto le piccole realtà, le quali sono state già penalizzate oltremodo. Io credo che invece di fare dell'assistenzialismo si dovrebbe mettere in condizione le società di poter svolgere la propria attività con opera di sanificazione dei locali, quindi con l'aumento dei punti sport, chiamiamoli così, con la ristrutturazione degli impianti desueti. Solo in questo modo noi creeremo quel distanziamento sociale e daremo sviluppo ed energia a tutto l'associazionismo di base. Ancora una volta, se non saranno prese delle misure in modo rapido, chi a pagare saranno i più deboli, cioè coloro i quali non possono permettersi delle palestre lussuose, pagheranno coloro che faranno della loro attività lo sport di base. Molto positivo, abbiamo avuto 20 giorni di sport, di sano sport, peccato che non ci sia stata l'affluenza che poteva esserci, ma non ci arrendiamo, appena terminerà questo brutto periodo e avremo la possibilità di coinvolgere tutti i ragazzi, organizzeremo altri eventi in questo piccolo angolo particolarmente dedicato allo sport, tra canestri, tra campetti che possono essere polivalenti. In effetti è importantissimo per far sì che soprattutto in questo periodo estivo i ragazzi possano recuperare il tempo perso durante il periodo del Covid, essere stati rinchiusi in casa tanti mesi non ha fatto bene a nessuno, soprattutto ai ragazzi, pertanto ci auguriamo che questo post-Covid possa essere veramente come dire, un periodo di sano sport, di godersi, ecco, l'ambiente. Sì, una cosa nuova perché abbiamo cambiato location, ma Prima TV e Tele Nostra l'ha sempre seguita questa manifestazione con grande interesse e grande entusiasmo, perché poi, come ho già detto prima in qualche altra occasione, il professor Saviano è una persona molto, molto capace e quando fa le cose li fa... Li fa bene. Noi, come Prima TV e Tele Nostra, al di là di tutto, io ho ringraziato i ragazzi perché sono stati tutto questo tempo, questo mese, nonostante il Covid e quant'altro, sono stati bravi a seguire la cosa e si sono impegnati, e quindi lo continueremo a fare anche in futuro. E questa volta è stato un po' diverso perché Mercogliano, per me che ce l'ho nel cuore, ecco, quindi è stato ancora meglio. Le cose sicuramente hanno limitato molto, soprattutto per tante persone che magari avrebbero voluto essere presenti e non hanno potuto, ecco. Questo sicuramente, infatti all'inizio io ero pure molto scettico, ho raccomandato ai ragazzi di mantenere le distanze, perché effettivamente è un momento particolare ed è un momento unico e spero che passi in fretta quanto prima possibile. In altri tempi, ecco, in una condizione normale sicuramente avremmo avuto un successo maggiore e anche un'affluenza di persone maggiore, però va bene così, è andata bene, con oggi si chiude, spero prossimamente di ripetere l'esperienza anche in altre manifestazioni qui
su a Mercogliano. Sport e aggregazione, no? In più occasioni l'abbiamo detto, è socializzazione con tanta gente, con altre persone. In questo momento, venendo da questa crisi di solitudine dopo 3 o 4 mesi, credo che lo sport possa avere un ruolo fondamentale ed importante per riammagliare un po' quelli che erano i tempi passati, perché tanta gente ha sofferto e continua a soffrire questo tipo di situazione. Lo sport credo che in questo momento può essere fondamentale. Ci auguriamo solo che passi ancora di più questa pandemia, finisce tutto, così possiamo anche stare più a gruppo, perché lo sport, ho detto, è aggregazione, ma lo sport è anche come dire, stare insieme, tipo ecco, le partite di serie C o di serie B o di serie A le abbiamo già viste senza pubblico, anche le partite minori sono partite insomma, che sono fine a se stesso, è bruttissimo, ecco, anche l'esultazione di un gol quando si fa gol è qualcosa di molto ma molto strano, veramente surreale. Ma no, emozionato no, sono fiducioso, perché credo che i ragazzi faranno il loro dovere, così come ne abbiamo già parlato, la incontrerò la squadra anche nei prossimi giorni per caricarla, per starci vicino in questo momento delicato. Io credo che per loro sia una grande occasione questa qui di giocare i playoff. Gliel'ho già detto che noi abbiamo deciso di farli non per farli, per dire li facciamo e basta, ma perché crediamo che si può anche fare bene. Sicuramente il bilancio è molto positivo, è stata un'edizione molto particolare, appunto straordinaria di Sport Days, ma è stata comunque di successo. Noi come Prologo abbiamo contribuito soprattutto alla promozione del territorio attraverso tutti gli amici delle Prologo che hanno scelto di venire qui ospiti sul nostro playground a Mercogliano, e devo dire che è stata una bella esperienza, perché grazie, diciamo, a Sport Days abbiamo un po' riallacciato quelli che erano i rapporti con i nostri amici delle Prologo, che appunto in questo periodo erano stati fermi a causa, insomma, del lockdown. Grazie alle Prologo che sono intervenute abbiamo scoperto non solo le bellezze artistiche dell'Irpinia, ma anche tanti prodotti tipici. Molti di loro ci hanno anche omaggiato con delle degustazioni che hanno reso molto piacevole la parentesi di Sport Days. Siamo chiaramente organizzando un attimino per capire quali sono i protocolli da rispettare per mettere su delle manifestazioni che possano essere, insomma, di intrattenimento per la nostra città. Lavoreremo chiaramente al fianco del consigliere delegato alle associazioni Giuseppe Barone e chiaramente di tutto quanto il comune di Mercogliano per offrire comunque il nostro supporto a quelle che potranno essere le attività di animazione sul nostro territorio. Naturalmente siamo vicini, come sempre, all'Abbazia Territoriale di Montevergine, quindi in ogni momento dell'estate saremo al fianco dell'accoglienza e del supporto organizzativo di orientamento dei visitatori e dei pellegrini al Santuario di Montevergine. Innanzitutto sono tuttora emozionato perché sono stati 20 giorni intensi, bellissimi, ma anche con tanti punti interrogativi, soprattutto legati ai primi giorni, dove la tenacia, la professionalità e la caparbietà del professore Giuseppe Saviano, come sempre e per l'ennesima volta, hanno vinto e trionfato su tutto e tutti, anche su questa emergenza legata alla pandemia del coronavirus. Sono stati 20 giorni ovviamente diversi rispetto al passato, con questa 19ª edizione in forma rigorosamente statica, mantenendo il distanziamento sociale, ancora con la presenza delle mascherine, ma ha vinto lo sport, ha vinto la cultura, ha vinto il mondo dell'associazionismo e ha vinto, lo dico, anche il comune di Mercogliano, perché è stata una scommessa che il professore Saviano ha voluto fortemente intraprendere, grazie alla disponibilità del sindaco Vittorio D'Alessio, della Prologo di Mercogliano, nella persona della presidente Stefania Porraro. E lo dico da cittadino mercoglianese, è stato un motivo di vanto per me raccontare questi 20 giorni.
ne sono orgoglioso e soprattutto spero che l'anno prossimo si possa bissare qui alle falde del Partenio, in questo comune bellissimo qual è appunto Mercogliano. Devo dire che io è la prima volta che partecipo attivamente a questa iniziativa, devo dire che è stata una cosa molto interessante. Ringraziamo il professore Saviano per la sua maestria con cui ha organizzato questo evento. Io ho detto, noi tutto ciò che è riferito al parco del Partenio, al territorio del Partenio, noi ho il piacere di essere presente, non solo il piacere ma anche il dovere di essere presente, perché noi vogliamo promuovere questo territorio attraverso la conservazione, attraverso la promozione, vogliamo far sì che questo territorio diventi capitale del benessere e della qualità della vita, punto di riferimento per gli irpini, per la Campania, per l'Italia intera. Attraverso questa promozione, come dicevo prima, noi dobbiamo offrire un turismo alternativo, un turismo fatto di bellezze, di camminate lente, perché questo territorio può offrire questa opportunità attraverso le sue bellezze naturali e non solo, culturali, storiche, di prodotti tipici, di enogastronomia. Come vedrete fra poco, noi ci sarà lo chef Fusco, che è il nostro ambasciatore dei prodotti tipici dell'Ente Parco, che si esibirà in una presentazione di un prodotto, di un piatto con i prodotti del territorio, l'aglio orsì, che nasce naturalmente sui nostri monti. Stasera allo sport abbiamo fatto una cosa semplice, visto che siamo comunque organizzati all'esterno, quindi faremo uno spaghetto al pomodoro classico arricchito dal pesto di aglio orsino, quindi un elemento che parte del parco del Partenio, del nostro sottobosco, e quindi creiamo questo spaghetto col pomodoro e aglio orsino. Sicuramente, penso che gli sportivi ormai sono tutti posti verso un'alimentazione fatta bene, organizzata, tra giusto rapporto tra carboidrati, proteine, quindi... Siamo ad Avella, abbiamo un'azienda agricola fatta da 5 ettari di terreno, facciamo il foraging, facciamo erbe selvatiche, raccogliamo prodotti del sottobosco come l'aglio orsino. Abbiamo anche un'attività ristorativa dove facciamo delle degustazioni e da poco abbiamo aperto una bottega agroalimentare dove vendiamo i prodotti nostri, facciamo il pesto di noci, pesto di nocciole, pesto di aglio orsino, pomodoro secco, confettura di albicocche, confettura di fragole, e oltre ai nostri prodotti nel nostro laboratorio, abbiamo anche altre aziende agricole che sono associate alle nostre, tipo grani antichi, legumi di montagna. Io sono positivo diciamo, a noi non ci la vendiamo, stiamo partendo bene, penso che se è finita qua sarà una ripartenza più forte di prima, secondo me. Noi abbiamo questa associazione dal 2014 e siamo Federazione Italiana Scherma, quindi facciamo delle gare regionali, interregionali e nazionali, soprattutto coinvolgendo tutte le fasce di età, ma soprattutto la categoria under 14, dei ragazzi under 14, che ci hanno dato delle grosse gratificazioni, delle belle soddisfazioni, soprattutto in campo regionale e interregionale, dove siamo arrivati primi nel fioretto, che in Campania sta un po' scemando, diciamo, perché la scherma si sa che sono tre armi: il fioretto, la sciabola e la spada. E il maestro Ramesh ovviamente li allena soprattutto nel fioretto e nella spada. E quindi diciamo che negli anni passati abbiamo, anche se non sono abbastanza conosciuti, ottenuto buoni risultati e anche nelle nazionali, dove due ragazze sono arrivate 30esima e 32esima. Difficoltà per il ragazzo ad avvicinarsi a questo sport, ovviamente il fatto che sia poco diffuso e quindi deve comunque provare prima di capire se è lo sport per lui, perché uno sport che sembra facile, perché comunque uno pensa prende l'arma e combatte, invece è una preparazione fisica ed è un lavoro di concentrazione uno contro uno, dove è come giocare agli scacchi ma in modo fisico, diciamo così. Quindi c'è anche una preparazione atletica alle spalle, di gambe, di braccia, e comunque bisogna comunque creare, con le tecniche che insegna il maestro, delle tattiche per poter vincere contro l'avversario. Quindi è tutta una costruzione. Quindi si cresce, diciamo così, il maestro cresce questi atleti e insegna loro delle tecniche per poterle mettere insieme. Noi siamo sempre di solito all'istituto, allora prima del Covid ovviamente stavamo all'istituto agrario
tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7 in poi. E ovviamente tenevamo delle fasce di età, dividevamo i bambini. Ora purtroppo il Covid ci ha costretto a non poter avere accesso alla palestra per motivi che si sanno, cioè praticamente la scuola non dà il permesso per utilizzare le strutture pubbliche e quindi la ripresa è un po' difficile, però noi comunque stiamo facendo dei corsi all'aperto dove comunque rispettiamo delle distanze di sicurezza e chissà se questo, facendolo all'aperto, questa bella visione della scherma non possa attrarre e affascinare altri ragazzi, insomma.